Ciao a tutti, io sono Giacomo Cestari e benvenuti alle mie video lezioni di recupero digitale. Oggi vediamo come risolvere alcuni problemi su dei quadrilateri. Ho due problemi scritti sul foglio. Cominciamo prima con quello di sinistra. Quando si affronta un problema, la prima cosa da fare è leggere il testo ed evidenziare eventuali dati. Dobbiamo capire il testo. Allora, parla del perimetro che si scrive 2π in quanto è 2 volte il semiperimetro. Questo è il simbolo che si usa quando si parla di perimetro, 2π. E il perimetro misura 88 centimetri. Ci chiede le misure dei lati, quindi la figura è un rettangolo, sapendo che un lato uno supera di 8 il doppio dell'altro. Quindi abbiamo sia la parola doppio sia la parola supera di 8. Quindi vorrà dire che sarà 2 volte più 8. Fatto questo, la prima cosa da fare in un problema è fare il disegno. E per disegnarlo sarebbe bene rispettare, per quanto possibile, non sempre è possibile, però per quanto possibile, le relazioni scritte nel problema. Ovviamente non potremo rispettare anche le misure, ma le relazioni sarebbe bene e rispettarle. Quindi dobbiamo scegliere un'unità di misura. Sceglierò 2 come la mia unità di misura. E costruisco la relazione con questa unità di misura. Quindi un lato supera di 8 il doppio dell'altro. Allora, questo è il lato più piccolo, il lato più grande lo costruisco, quindi del doppio più un pezzettino a mia scelta, che dirò che questo vale 8. Ora che ho le misure dei lati posso disegnarlo, quindi questo lato, il primo, sarà l'altezza. Si poteva fare anche nell'altro modo, non cambia assolutamente niente. L'altro lato, tenendo l'angolo retto, possibilmente, lo disegnerò di 2 pezzettini più gli 8 verdi. Questi li ho disegnati di 1,2 cm. Essendo un rettangolo, anche il lato che sta sotto devo disegnarlo uguale perché è congruente, quindi un pezzettino, 2 pezzettini, più il nostro da 8. E poi di nuovo l'altro lato. Lo chiamo A, B, C, D. Fatto il disegno, scriverò i dati, quindi i dati, ho il perimetro che misura 88, quindi 2π uguale 88 cm, e poi devo scrivere in simboli geometrici che un lato supera di doppio dell'altro. Ho fatto prima il disegno perché adesso i miei lati hanno dei nomi. Il primo lato si chiama B, poi BC, poi CD e poi DA. Allora, posso dire che il lato lungo AB, e cos'è? Il lato piccolo DA, preso 2 volte, più 8. Si poteva scrivere anche 2 volte DA più 8, d'accordo? Potete anche scrivere 2 volte di A più 8 cm.
centimetri, ovviamente. Quello che mi chiede è, devo separare anche le incognite, quindi devo trovare AB e DA. Quindi scriverò AB, virgola, DA, uguale, punto di domanda. E queste sono le incognite. Detto questo, in questi problemi posso utilizzare anche il sistema dei segmenti. Se vedo che all'interno c'è un problema dei segmenti, come quelli visti in precedenza, mi farò il disegno dei segmenti che mi aiuta a risolvere il problema. Allora, nel perimetro ho quattro lati. A volte basta anche l'immagine, però il disegno dei segmenti non fa male farlo. Allora ho il lato di A, ho un altro lato che è BC, poi ho il mio lato AB che è 1, 2 più i miei 8. E l'altro lato AB, 1, 2 più i miei 8. Nel perimetro quindi ho tutti questi segmentini, quindi ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, ho 6 pezzettini uguali. E ho 2 pezzettini da 8. Quindi ho 8. 8. Questi 6 pezzettini, per dire che sono uguali, li graffio. E ogni volta che faccio il graffio sto pensando questo è congruente a questo, che è congruente a questo. Qua ci metto le lettere, quindi questo abbiamo detto che era di A, poi l'altro lato BC, AB e DC. E qui li ho messi tutti quanti sulla stessa linea. Io so che da qui a qui misura 88. Come vedete è un problema con i segmenti, la domanda è sempre quanto vale un segmentino. Allora adesso provate a stoppare il video, provate a fare i calcoli, poi lo fate ripartire e vi confrontate con la correzione che metterò io. Perché devo stoppare il video. Allora il calcolo da fare sarà fare 8 più 8 che fa 16 e poi questa quantità la tolgo a 88. 88 meno 16, quindi 2 e 7. 72 è la lunghezza che va da qui a qui. Quindi il calcolo successivo sarà 72 diviso il numero di pezzettini che sono 6, che fa 6 nel 7, 1, col resto di 1, 6 nel 12, 2, resto 0. Quindi 12 è la lunghezza di uno di questi pezzettini. Questo è lungo 12, questo è lungo 12, quindi 12, 12, 12, 12. Quindi per calcolare, allora iniziando questo 12 è la lunghezza anche di A e di BC. Mentre per calcolare AB devo fare 12 per 2 più 8. Fa 24 più 8, 32 centimetri, e questo è AB e DC. Risposta quindi 1, BC uguale 12 centimetri. Ricordatevi sempre l'unità di misura. Anche qua l'ho dimenticata, ma va messa. E ABDC 32 centimetri. Ecco.
Allora, provate ora io vi consiglio sempre il testo di trascriverlo sempre e di scriverlo sempre sul quaderno, è importante, perché allora potete lavorare sul quaderno evidenziando, segnando e quant'altro. Proviamo ad affrontare insieme questo e io direi che potete provare voi da soli, ve lo scrivete sul vostro quaderno, provate a farlo e poi vediamo, fate ripartire il video e vedete come lo risolvo. Stoppate pure il video, provate. Allora, nello studio del testo, innanzitutto devo capire che figura si tratta, che è un rombo. E devo sapere le diagonali, questa sarà la mia incognita. Però ho due informazioni molto importanti. So che una è il 7/12 dell'altra, e poi so la loro differenza. La differenza, vi ricordo, che è ciò che le rende diverse, ossia è la sottrazione, no? È la misura lunga meno la misura corta, che è 45 centimetri. Quindi come prima cosa devo disegnare il rombo, e per disegnare il rombo si disegnano prima le diagonali e poi si uniscono i quattro vertici. Solo che queste diagonali non posso disegnarle a caso perché so che una sono 7/12 dell'altra. Allora anche qui devo assegnare una unità di misura e scelgo un centimetro. E poi devo costruire le due diagonali. Una è 7 dodicesimi dell'altra, quindi una è lunga 7, l'altra è lunga 12. Quindi una diagonale sarà lunga 7. L'altra è lunga 12. Eccole qua. Queste sono due diagonali. Adesso devo disegnare queste due diagonali nel rombo. Disegnerò la diagonale più lunga in verticale. Quindi da qui a qui. E l'altra diagonale in orizzontale. Il problema è che le diagonali del rombo si tagliano rispettivamente a metà. Quindi la metà di questa diagonale è qui, e quindi saranno 3 e mezzo da una parte e 3 e mezzo dall'altra. Il 12 è semplice perché la metà è il 6. Poi devo disegnare 3 e mezzo da una parte e 3 e mezzo dall'altra. Per l'altra diagonale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ora che ho disegnato il rombo, ovviamente io ho un foglio bianco, voi col foglio a quadretti siete molto più comodi, non ho preso l'angolo da 90, infatti non viene molto bene. È un po' approssimativo questo disegno, voi quando lo fate usate sempre la squadra, quella che io mi sono dimenticato di usare poco fa. Allora, congiungete i vertici e si danno i nomi ai vertici partendo dal basso e andando in senso antiorario. A, B, C, D. E ora si fanno i dati. Allora, come dati abbiamo che una diagonale è 7/12 dell'altra, quindi scrivo dati. Devo capire chi è 7 e chi è 12. 12 è CA, quindi CA è 12, DB è 7, DB è 7/12 di CA. Questa è la prima informazione. L'altra informazione che abbiamo è che la differenza misura 45. Quindi io devo chiedermi se scrivere dB
meno CA uguale a 45, oppure CA meno DB uguale a 45. Sarà la diagonale più lunga meno la diagonale più corta. Quindi CA meno DB. CA meno DB uguale 45 centimetri. E poi scrivo l'incognita, quindi devo trovare sia CA sia DB, CA virgola DB uguale punto di domanda. Calcoli. Per fare i calcoli occorre il disegno con i segmenti. Noi utilizzeremo il disegno che abbiamo fatto sopra, in quanto abbiamo questa diagonale corta qui, che è DB, la diagonale lunga è CA. Vi ricordo che per disegnare la differenza bisogna capire in cosa sono diverse queste due diagonali, e quindi sono diverse in un pezzo che va da qui a qui, che contiene 5 segmentini, e questo pezzo è 45. È la mia differenza. Noto che in questa differenza ho 5 pezzettini tra loro congruenti. Quindi il calcolo da fare sarà 45 diviso 5, che fa 9. 9 è la misura di ogni pezzettino, quindi ognuno di questi vale 9. Ognuno quindi anche degli altri pezzettini vale 9. Quindi se voglio trovare DB farò 9 per 7 e trovo DB. E quella corta. Quella lunga devo fare 9 per 12. Che è CA? E quindi posso fare la risposta. DB è lungo 63 centimetri, CA è lungo 108 centimetri. È utile chiedersi sempre a fine problema se queste misure trovate soddisfano i dati, è una sorta di prova, e la prova in questo problema la possiamo fare con una sottrazione, 108 meno 63, e vedere se la differenza di questi due numeri fa effettivamente 45. Il 3 all'8, 5. Il 6 al 10, 4. Perfetto, questa è la prova. La prova nell'altro problema era se questo segmentino per 2 più 8 fa 32, quindi 12 per 2 effettivamente fa 24. 24 più 8, 32, funziona. E poi possiamo vedere se 24 più 32 più 24 più 32 fa effettivamente 88, quindi 24 più, no, 12 più 32, e quindi 12 più 32 per 2, due volte questo, due volte questo, fa 44 per 2 e fa 88. Perfetto, e questa è la prova di questo problema qui. Con la prova abbiamo la risposta che il problema è giusto senza che ce lo dica un professore o un libro di testo, e se facciamo una verifica a scuola e noi facciamo la prova, possiamo sapere prima ancora che il professore corregga la verifica e che ce la dia indietro, è corretta, che ciò che abbiamo fatto è corretto. Grazie dell'ascolto e alla prossima puntata.